come dicevi tu, dopo tanto tempo stare chiusi, vedersi, ritrovarsi in questi posti dove le persone ti acclamano per quello che sei, è una bellissima sensazione. Guarda, noi dal primo lockdown di marzo dell'anno scorso ci siamo allenati a casa, abbiamo fatto una piccola palestrina a casa tutti quanti, perché non ci possiamo fermare del tutto, perché sennò perdi la prestazione proprio dal 100%, devi riniziare di nuovo da capo e devi perdere altri 5-6 mesi per rientrare in forma. E diciamo, il nostro lockdown è stato tra allenarsi a casa, stare a casa, riallenarsi a casa e stare a casa. E facevamo tutto tra le quattro mura di casa. Ma questa è una cosa che mi fa troppa rabbia, perché comunque ho buttato 4 anni della mia vita per ritrovare quel sogno che era l'Olimpiade. Torno da Rio de Janeiro con la vittoria, con la frattura dello zigomo, e purtroppo ho avuto un intervento, non ho potuto disputare l'altro match, e mi volevo rifare per l'ennesima volta a Tokyo, e mi hanno chiuso questa possibilità, mi hanno chiuso questo mio grande sogno. No, guarda, io sono stato molto sfortunato, perché nel 2017 io sono passato professionista, ho fatto 3 match da professionista perché mi si era spenta proprio quella lampadina di... volevo nuovi stimoli per continuare a boxare, e sono rimasto così da professionista, sempre con l'intenzione di poter disputare un altro Olimpiade. Poi... 2018 sono rientrato di nuovo in nazionale, ho fatto il passo indietro perché sognavo di voler a tutti i costi la mia terza qualificazione, e purtroppo la task force ha messo questa nuova regola che hanno preso la classifica mondiale del 2017 in poi, dove io purtroppo sono 70esimo e hanno chiuso tutti i miei sogni. Guarda, io vengo dal 2008 che entro in nazionale con loro, ero un ragazzino, avevo 19 anni, e io guardando loro sono cresciuto, perché avevo, come dicevo prima, guardo gli specchi, io guardo lo specchio, vedo loro che si allenavano, volevo emulare e fare più di loro. Per crescere tu devi avere comunque un pilastro davanti che ti fa capire qual è lo spirito del sacrificio, e poi il sacrificio va ricompensato solamente con una medaglia. E io, crescendo con loro, dopo 2 anni ho iniziato a vincere su qualsiasi parte del mondo. Ho preso subito una medaglia europea, mi sono strappato il bicipite e non ho potuto disputare la semifinale. Medaglia mondiale, e poi mi sono qualificato a Londra, e dove ho preso il bronzo all'Olimpiade.